Torresi? Oh, signor Grisello. A momenti ritorna giù il diluvio. Oh, no, si preoccupi, sono sgrulloni, sa. Dice? Ma anche oggi ci siamo ritrovati. Qui ci si ritrova sempre. Ormai tutte queste facce mi sono diventate familiari. Tutte brave persone come noi, che vengono a trovare i loro defunti. Come noi? Anche questo è come noi. Ma certo. È sicuro che quello invece non sia un defunto? Ma che dice, signor Piselli? È uscito con me dal cimitero. Non insiste. A me non mi sembra che sia uscito dal cimitero. A me quello mi sembra un evaso. Ecco il filobus. Questa strada la conosco a memoria. Ormai è un anno che la faccio. A me un anno meno 12 giorni. Pare ieri, pare. Capite, signora, noi abbiamo saputo mantenere vivo il ricordo. Ogni domenica, acqua, sole, vento, noi lassù. Io qualche volta anche durante la settimana. Come lo invidiamo? E meglio come faccio? Io c'ho un negozio di mobili. Sì, mobili antichi e moderni. Vendite radiali. Prezzi modici, sai. Lei è giustificato, ma pensi, signor Piselli, che ci sono di quelli che possono e non vengono quasi mai. Disgraziati, come si può fare? Pensi che io sono felice solo quando sono lassù, vicino al povero Paolo. E io quando sono lassù, vicino alla tomba della mia povera Argira, ci parlo come se fosse... Vedi questi fazzoletti, signore, bordati. Li aveva preparati lei. Intuiva, poverina, che sarebbe morta per prima. No, se li era fatti per sé. Sì, quando io avevo la bronca polmonica. Povera anima, pensava a tutto. Mani d'oro. Tanto, signor Piselli, chi sarei stata felice se fosse capitato prima a me. E io. Signor Piselli, per noi ormai tutti i giorni sono uguali, ma per gli altri è carnevale. Ah già, è vero. Oggi è l'ultima domenica di carnevale. Per questo il cimitero sembrava un mortorio. E se Dio vuole, l'inverno è finito. Ah, io ho bisogno del sole come del pane. Ma chi lo dice? Io quando viene marzo, aprile, mi sento rinascere. E poi Firenze in primavera è tanto bello. Ah, dica pure che è incantevole. Sì. Viale dei Colli, Settignano, Fiesole... Veda, signora, Firenze, per noi napoletani, è l'unica città che non ci fa sentire tanto la nostalgia del nostro paese. Ah, è molto tempo che lei è qua? 22 anni. Ah. Sì, ci viene con la famiglia, con quelle gite, sai, tre ripopolari. Ah. E ci siamo rimasti. Succede sempre così. Chi viene qui non se ne andrebbe via più. Ebbene, chi viene qui non se ne andrebbe via, non se ne andrebbe via più. Eh sì. Il forestiere a Firenze ci sarebbe anche morto. Invece a noi di Firenze non ci rimane altro che il cimitero. Sì, quella è la nostra vera casa. Ma io non vedo l'ora di andarci definitivamente per raggiungere il mio adorato Paolo. Che uomo. Che donna. Non voglio pubblicità. Ma sa, ma un po' d'allegria ci vuole. Questo no. È un matrimonio, non è mica un funerale. Pasqua, questo non è né un matrimonio né un funerale. Ho capito, è una prima comunione. Sono affari miei. Dunque, 1000. 2000. 3000. Paga i testimoni e raggiungici al bar. Andiamo, cara. Andiamo. I quattrini. Che sono scappato. Lo sposo mi ha dato 2000 lire, dividetelo fra voi tre. Ma neanche 2000 lire ci sono. Ma che volete fare? Quello lo sposo è un po' tiratello.
Del resto che dovrei dire io? Che solo perché sono suo amico ho fatto il testimone gratis. E va bene così. Va bene sposarsi così di nascosto e fare le cose senza lusso. Ma santo cielo, una pastarella ci vuole. Tanto come si dice, ci si sposa una volta solo. Beh, mi sembra che questo proverbio non sia proprio giusto, vero? Hai ragione. Come l'ho detto, eh? Mangia di questa qui. No, mangia da te. No. La devi mangiare te. Prendila. Tu la devi mangiare. Tu. Appunto volevo offrirti qualche pastarella. Una pastarella non ci rifiuta mai. Ne vuoi un'altra? Sempre fatti piacere. No, se mi vuoi fare un piacere, telefono a casa mia. Ah, sì, è meglio avvisare la Dele che tra poco si arriva. Sì, vada subito a telefonare, perché anche nelle telefonate si conoscono i veri amici. Vede, signora, io e Gennaro siamo veramente amici, perché io, pur essendo solo un vicino di casa, mi sento come di famiglia. All'ora di pranzo, se non viene a casa mia, lui sta male. Sì. Non mangio. Sto male, perché sono di casa, sono come un figlio. Senti, figlio mio, dai retta a papà, vai a fare la telefonata. Sì, vado subito a telefonare. Volevo solo dire alla signora che noi siamo veramente lieti di accoglierla nella nostra casa. Pasqua, casa mia. Guardate, io sto di sopra, è lo stesso. No, perché, vede, signora, io e Gennaro ci vogliamo veramente bene e ci sentivamo tanto soli, perché siamo come due napoletani all'estero. E allora speriamo che lei ci terrà buona compagnia. Pasqua, mia moglie la buona compagnia la tiene a me. Non confondiamo il pranzo con la cena, cioè il pranzo con la moglie. Vai a telefonare. Vado a telefonare. Volo. Sto volando. Pasqua, vuoi andare? Sto volando. Ma no, stai bevendo. Sto volando. È una cosa terribile, È uno sbaffatore di quello. Vengo subito. Pronto? Ah? Non c'era bisogno di telefonare. Va bene. Eccomi. Ah, è lei. Piove. Già, è stata un'idea di Mirella. Dice che anche il personale del negozio non poteva mancare in un'occasione come questa. Ah, bella occasione. Via qua. Li metterò insieme agli altri, Ma dove li porta? In camera da letto. Mi dispiace di non avere qualche candela. Così li facevo la camera ardente. Dica la verità. È arrabbiata perché non ha invitato anche lei alla cerimonia? No, io non sono da cerimonia. Ciscotti, sente che... No, vado io, tanto è per me, ci sarà gente al negozio. Oh, senta Adele, i fiori non li metta assieme agli altri. Ciò che abbiamo speso, almeno li vedano. Sono la signora Caporali, la nipote della signora Torresi. Noi siamo, diciamo così, i nipoti. Dove sono, in chiesa? Hanno telefonato che saranno qui a momento. Se vuole andare incontro alla sua zia, la posso accompagnare? Io penso che, diciamo così, sarebbe meglio. No, preferisco aspettare. Si accomodi. Si accomodi, prego. Il matrimonio ha persuaso poco anche lei. Poco? Non mi ha persuasa affatto. Vorrei proprio sapere cosa è presa la zia. Sposarsi così, senza farci sapere niente. Già, siamo rimasti un po', diciamo così, disorientati. Siamo rimasti molto male. Altro che disorientati. Ma si può sapere almeno che tipo è questo signor Piselli? A me? È meglio che io non parli. Non ci faccia caso, sta. Dice così perché è rimasta male, era molto affezionata alla povera prima moglie, del signor Piselli. Sì, ma non vorrei che la mia zia si fosse fatta raggirare. Siccome il primo marito l'ha lasciata molto, ma molto benino. Ah no, non lo pensi neppure, no. Il signor Piselli è ricco, Poi, tanto una brava persona. Ma allora, perché si sono sposati, diciamo così, alla chetichella? Beh, sa com'è, non hanno voluto fare tanto chiasso. Da vedovi tutti e due. Prego. Già, ma almeno i parenti, mia zia non ha che me. E poi, un po' di solennità, non ci si sposa tutti i giorni. Si invitano le persone più care, si fa un brindisi. Io potevo, diciamo così, dire due parole. E, scusi, lei chi è? Sono il primo giovane di negozio. Ah, ecco perché difende tanto il signor Piselli. No, io non lo difendo, dico soltanto che è un bravo uomo perché è la verità. Sì, però l'idea di sposarsi così nell'ombra non può certo averla avuta la zia. E quando ci si nasconde, è segno che si interessa a nascondersi. Beh, qualche volta può anche essere necessario e di molto bello nascondersi. Ma non aveva detto che stavano per tornare? E forse la sposina è svenuta per l'emozione. Pronto? Ah,
Sì, è sempre qui. Ma cosa sta facendo? Sta prendendo moglie anche lui? Ha tutta l'aria d'essere sulla buona strada. Allora gli dica di venire giù subito. Sta arrivando il signor Piselli e se non lo trova in negozio si arrabbia. Eccoci qua. Tanti auguri, signor Piselli, anche a lei, signora. Grazie. Grazie, Mirella. Grazie. E Alberto dov'è? È salito un momento in casa, ma sta scendendo. Quante volte gli devo dire che durante la mia assenza non voglio che sia lontano dal negozio? Che bisogna già di andare sempre in giro, non lo so. Scusa, cara. Beh, forse è meglio che noi ce ne andiamo, no? E dove andate? Pensi che volete restare soli? Qui, nel negozio. E siete freschi sposi. Ah, Pasquano mi fa ridere. Buongiorno, don Gennaro. Oui. Congratulazioni. Grazie. Anche a lei, signora, molte. Grazie tante. Sei ritornato, eh? Sì, mi sono fermato un momento di sopra a fare compagnia alla nipote della signora. Ah. A mia nipote? Sì, è sopra che aspetta. È molto graziosa sua nipote. Deve essere tanto buona. Anche il marito è molto simpatico. C'è anche un marito? È buono anche lui? Sì, io credo di sì. La zia mi ha fatto un'azione brutta, ma molto brutta. E va bene, ma io, tu lo sai, sono per l'ordine. Le discussioni non mi piacciono. Ma di star bene però ti piace. Oddio, un certo decoro anche per la mia posizione. Sì, salutamela la posizione. Se non andavo io dal capo compartimento, a quest'ora tu eri ancora un avventizio. Io dico che le esigenze della vita non siano sempre più dure. Appunto. E che cosa ne sai di quello che può succedere con questo matrimonio? Può darsi che la zia non ci lasci più neanche un soldo. Potrebbe anche succedere il contrario. Se lui non ha parenti, quando gli arriva il momento, diciamo così, del trapasso... Sì, aspettalo. Quella scrive sulla tomba. La sposa affranta, anelante di congiungersi presto all'adorato consorte, e dopo un anno si congiunge ad un altro. Certo, diciamo così, i misteri della psiche. Desidera qualche cosa? No, no, grazie. E qui che cosa c'è? Ah, il nido dei colombi. È la stessa camera della prima moglie? No, altra camera, altro arredamento. La casa è tanto grande e ha tanti mobili. Non ha tralasciato proprio nulla per dimenticarsi di quell'altra. Proprio così. Intanto però sulla tomba di quella poveretta c'è scritto il marito inconsolabile. E mi dica un'altra cosa. Parenti lui ne ha? Sì, una cognata e due nipoti. E lo vengono a trovare spesso? No, l'ultima volta vennero quando morì la povera signora. Ma il nipote qualche volta si fa vivo. Candido! Oh, Celestino. Ti ho portato le fotografie di quel matrimonio di domenica scorsa. Ma io che c'entro? Porta la risposta. No, guarda, tu le devi pigliare perché t'assicuro tu sei venuto meglio te che te li sposi. Caro Celestino, se io dovessi prendere tutte le fotografie dei matrimoni che si fa qui e stare fresco. Piuttosto, dimmi un po'. Quel Piselli che ha negozio di mobili, non è un tuo parente? Lei, mio zio. Oh, come mai stamattina non ti sei vista la cerimonia? Cerimonia? E chi c'è stato? Funerale di mio zio Gennaro? No, il matrimonio. Candido, non li scherzare, se sono cose serie. No, io le scherzo. Il tuo zio si è sposato stamattina. Dimmi la verità, guarda, ti regalo le fotografie, te le regalo tutte. Tu mi hai detto che mio zio Gennaro si è sposato per mettermi paura. Invece gli è morto, vero che gli è morto? Ma no, ti dico che si è sposato. Ma come alla sua età si va a risposare con dei nipoti che gli aspettano? Ora ci penso io. Sono loro che arrivano. Sai, Nella, me la ricordo mica bene quella poesia. Meglio così. Si sa che non c'è donna senza amore. Ma smettila, eccoli. Eccoci. Oh, no! Che bella sorpresa. No, la bella sorpresa ce l'hai fatta tu. Come va, caro cavaliere? Bene, figlia, 100 di questi giorni. Vì. Ma questo non è mica un augurio, è una minaccia. Caro zio, posso chiamarti zio? Ma certamente, cara nipote. Caro zio. Grazie. Gennaro, scusa, scusa Gennaro, se permetti, vado un momentino su in casa mia a cambiarmi d'abito, passo per la tua cucina. Ma è possibile che tu quando vieni in casa mia non chiedi niente a nessuno? Quando vai in casa tua chiedi permesso. Torno subito, non stare in pensiero. Permesso, signora? Sì, ma prestino, per favore, fra mezz'ora si va via. Un attimo e torno, permesso, permesso. Dunque, cara nipote, quello è tuo marito? Si sa. Veramente io prima non lo sapevo, lo so adesso. Dimmi un po', ma è un vero marito? Con la fede, il letto matrimoniale, un coniuge, ma... Ma certo, siamo sposati da 4 anni. Sempre con lui? Matrimonio di interesse? No, no. Matrimoni di interesse, io, non ne faccio. Ah no? D'amore? Sì. Beh, non hai trovato altro. Insomma, c'era un po' di paura, diciamo, questo, ma la chiappa. No, se avessi voluti ne avevo tanti. Sì? E hai scelto lui? Sì. Eh? Sì.
Comunque, le voglio dare un consiglio da zio, da sì? Zio mobiliere. Ti ricordi? Camere separate, prezzi modici, lo zio e il mobiliere. Si sa. Approva pure l'incosciente. No, ha preparato un piccolo discorsetto. Ah, sì. Grazie ragazzi per l'intenzione, ma non c'è tempo ora. Ma è breve breve. Gemma, lasciaglielo dire, è breve breve. Lo faccia, lo faccia. Si sa che non c'è donna senza amore. Ci sono nozze senza un discorsetto. Ma il primo è bello quando mai non muore. No, amico mio, il primo è già morto. È il secondo che deve vivere. Il secondo è più bello se ristretto. Bravo. A proposito di ristretto, io lo prendo lungo con un ciccinino di latte. Ma però non interrompere tutti i momenti. Gemma, io lo prendo così. Sì, ho capito, ma... Ma io lo prendo macchiato, perciò... Abbi pazienza. Perciò non mi dilungo un sol minuto. Bravo. I minuti sono oggi sì preziosi. Ai festeggiati porgo il mio saluto. Gli altri invito a gridar. Viva gli sposi! Bravo giovanotto, dica la verità, versi del Pascoli? No, Pascoli diversi. Ce l'avrei giurato. Gemma, io vado di raccabbiarmi, ti lascio con i tuoi nipoti. Dovrete dirvi qualche cosa, non so. Non credo ci sia nient'altro da dire. Prego, accomodi. Grazie, grazie. Vedi, zia, se ci fosse stata, diciamo così, un po' di gente. Cara zia, mi ero dimenticata di offrirti questi due fiori. Grazie, perché ti sei voluta disturbare. Oh, una sciocchezza. Adele. Certo che se l'avessi saputo per tempo, avrei potuto fare di più. Volete mettere in fresco questi fiori, per favore? Adele! Vengo subito! Ma guarda che roba. Ma guarda che roba. Adele! Adele! Vieni qua. Cosa sono tutti questi fiori? Cosa... Li hanno mandati i negozianti vicini. E non vedi che non è più una camera da letto questo? Che è diventata una bottega da fioraio? Non lo vedi? Questa che sarebbe? La povera signora, non la riconosci? Sì, la riconosco, dico, ma che c'entra? Questa non è più una camera da letto. È diventata una camera da lutto. Eh? Che bisogna c'era di metterla lì? Non Perché? Lo so. Dove vuole che la metta? In cucina? Ah no, in cucina no, ci mancherebbe altro. Ma dico, questo non è il posto adatto. Mettili altrove. Tieni, e porti via tutti questi fiori. Conservi i bigliettini, così penserò ai ringraziamenti appena ritorno dal viaggio di nozze. Non lo so. Che c'è? E questo? È la povera signora. Non la riconosce. A voi altri vi dispiace che non vi abbia invitati o che mi sia risposata? Ma cosa dici mai, cara zia? Anzi, eravamo così preoccupati di saperti sola. E non ti ricordi che volevamo che tu venissi ad abitare da noi? No, per la verità eravate voi che volevate venire ad abitare con me. Beh, è la stessa cosa, no? Adesso che sei sposata siamo molto più tranquilli. Ah, allora meglio così. Adesso mi scusate, ragazzi, ma devo andarmi a cambiare. Ah, no, non ti lascerò partire senza venirti a accompagnare la signora. Guarda, noi si parte in macchina. Beh, vengo lo stesso a salutarti. Almeno questa soddisfazione me la devi lasciare. Vado a fare una commissione e torno. Grazie. Io non so se potrò, zia. Non ti preoccupare, guarda, mi basta l'intenzione. E salutami da zio. Arrivederci, zia. Ce ne sono andati? Sì, ma purtroppo tornano. Devo aiutarti a spogliare? No, grazie. È tanto tempo che ho imparato a farla da sola. E allora vuoi che ti mando Adele? No, no, grazie. E io dovrei aiutare a spogliare la signora. Cosa vorresti aiutare a spogliare me? Eh? Ma va, sii buona. Tu fai così perché hai paura di non trovartici con la signora. Viceversa, ti troverai molto bene, perché è molto buona. Migliore di me non ce ne sono. Non esageriamo. Ma come, se quella ha licenziato la sua donna di servizio per avere te? Per questo ha licenziato anche il suo primo marito, per avere a lei. Adele, non fare così, non dire queste cose. Vedrai che con la signora andrai d'accordo. E speriamo anch'io. Suonano, vai ad aprire. Il marito è inconsolabile. Beh, e che colpa c'ho io se sono riuscito a consolarmi? Oh, via! C'è suo nipote. No. Beh, e che ti è successo? Si è rotto qualche molo? Fai così. Cosa vuoi? Ma come che voglio? Ma che ti sembra di aver fatto una bella cosa? Ma perché io per sposare dovrei chiedere il permesso a te? No, io non dico questo. Ma c'è modo e modo di risposarsi. Sarebbe a dire? Sarebbe a dire e vedova per vedova si poteva ripiegare sulla cognata. Ah sì, eh? Ah sì? Sulla cognata? Sulla cognata?
Così chi avrei dovuto sposare tua madre, la vedova di mio fratello? L'avrebbe accettata, sai, poi ci avrei messo una parolina a bola anch'io. Celestino, io sposo chi mi pare, ha capito? E scansati, mi fa ingrullire, ovvio. Comunque tienila presente, se tu dovessi restare vedovo un'altra volta. Ma ti sei fissato, sa? Ti sei fissato? Per noi sarebbe una sistemazione. Io non solo ho la madre vedova, ho anche la fidanzata e l'aspetta di sposarsi. Oh, ma caro Celestino, la tua fidanzata per me è troppo giovane. La Rosina tu la devi lasciar perdere, la Rosina non la devi nemmeno toccare, quella me la sposo io. E sposatela, sposatela, ma insomma cosa vuoi? Ma come che voglio? Che ti pare uno che fa le fotografie per la strada si possa sposare? Senti, io ho sempre saputo che i preti non si possono sposare, ma i fotografi sì. No, sono quelli che non hanno posto in casa, non si possono sposare. E quella povera Rosina mia, le 2 anni e l'aspetta, le 2 anni e la frigge. Sa quanto olio avrà consumato, eh? La frigge senza olio. Ah sì, la frigge con l'acqua. Allora fa bruciare tutto. Ma se non so nemmeno cucinare, perché te la vuoi sposare? Oh, pezzo di rullo! Vai, vai, vai! Ma come? Dopo quello che ti ha combinato, ti voglia anche di farlo spiritoso. Senti, secondo te cosa avrei dovuto fare? Suicidarmi per lasciarti la casa, i quattrini e la bottega? Non c'era bisogno d'altri decessi per mettersi tutto al posto. Bastava quello della zia. Ma gli è che quando manca la comprensione... Celesti! Io sono maggiorenne. Non devo dar conto a nessuno, mi sentivo solo e mi sono voluto risposare. Ecco fatto. Ma come solo? La mia mamma vedova, la mia sorella disoccupata e la fidanzata... Che frigge il pesce con l'acqua. A me il pesce fritto con l'acqua non mi piace, non mi va. Ovvio. Ma in dove ci siamo conosciuti? Io e te. Lei? Lei chi? Lei chi? Vorrei dire la zia. Dice lei? Villano. Sì. Eravamo vicini di tomba. È vero che siamo proprietari di stabili? Siamo. Siamo chi? La zia. Ah, sì. Suo primo marito. Era costruttore edile. Costruttore edile. Edile. Viene da edilizia. Costruiva le case. Le fabbriava. Allora, guarda, io la casa l'accetto da lei, ma mobili tu ce li metti te, eh? Va bene, questo ne parleremo dopo. Adesso c'ho da fare. Dobbiamo andare via, partire, andare a Napoli in viaggio di nozze. Ah, meno male, vedi Napoli e poi... E poi chi? Cosa vorresti dire? E poi cosa vorresti dire? Capri, Sorrento. Si capisce? Vedo Capri, Sorrento. E poi Napoli e poi non muoio. Vedo Capri, Sorrento, Napoli e non muoio. Campo. Hai capito? E adesso trovo una scusa qualunque e vattene. Ma come, non tu mi fai conoscere nemmeno la zia? E se una e l'ha presa il nome dei Piselli e un devo nemmeno conoscerla. Beh sì. Vieni qua. Già che tu non ci hai pensato perché sei un villano, ci penso io. Adesso che la vedi, dagli questo omaggio floreale. Gemma? Che gli va fatto anche un discorso? Il discorso gli va fatto mia. T'arrabbiare. Gli va fatto mia. Gemma? Ma devi qualche cosa? Sì, qua. Ecco. Oh, hai fatto venire il fotografo. Il guaio è che non è soltanto fotografo, è anche nipote. Oh, piacere. Grazie. E un'altra volta ditelo prima di sposare. E dai, un'altra volta. E dai, un'altra volta. La signora non si risposa più. Arrido. Senti, Gennaro, dal momento che ha la macchina, perché non ci si fa fare una fotografia? Ma veramente, c'ho poca fiducia di lui. Siete fortunati, questa è la macchina più bella del mondo. Ecco fatto. Ce ne vogliamo fare una seduti? No, seduti è troppo da vecchi. Voi siete troppo giovani. Facciamone una allo sposino che prende fra le braccia la sposina per fargli marcare la sopra. La scorsa! Bene, bravi! Siete stati fotografati proprio in atteggiamento naturale e disinvolto. Aspetta che ti aiuto. Ecco. Voi. Le ginocchia. Passare mercoledì pomeriggio. Ma come? Non è un omaggio? Siamo lavoratori. Se mi ha avuto un'eredità, no. Già. Allora che facciamo? Siamo pronti? Vogliamo partire? Ma come che facciamo? Siamo pronti, vogliamo partire. Oh, ma che c'hai intenzione di venire in viaggio di nozze con noi? No, in viaggio di nozze no. Siamo partire, io non mi muovo di qua. Gennaro, si va a pigliare le valigie, vi? Qua a pigliare le valigie? Sì, vengo subito. Omaggio, bei tipi d'omaggio. Adele! Portami un fazzoletto per cortesia. Gennaro, ma che fai? Cos'è? Posa le valigie. Perché? Queste fatiche lo sposo non le deve fare. Lascia stare, ci penso io. Ma no, io ti ringrazio, sei molto gentile. A me gli sforzi mi fanno bene, mi rinforzano i muscoli. E poi che devo dirti?
Sarà illusione. A me mi sembra di avere 20 anni. E che vuol dire? Ne conosco uno io, gli è morta a 19. Ah, sì? Chi? Da me. Io invece, guarda la combinazione, ne conosco uno che gli è morto a 100. A 120. Sì. A 150. No, a 150 non ci è arrivato nessuno. Ah, sì? E invece io ci arrivo. Guarda la combinazione. No, guarda la combinazione. Io arrivo a 150, batterò il record dell'anzianità. Io sono sano come un pesce, me l'ha detto anche il medico. Io sono Longines. Longevo, longevo. Longevo. Giovano, sbagliavo. Giovano, via le mani dalla tasca, va, piglia la valigia. Tu sei giovane. Io, giovane? Ho 30 anni? Lui dice che ne ha 20. Adele, questo fazzoletto. Allora, signora Nella. Allora che cosa? Beh, gli ho chiesto il piacere di rivederla. Lei ci si rivedrà? Ma Firenze è una città troppo piccola per non incontrarsi più. Ma mi dica un po', questo nipote di Don Gennaro, che tipo è? Ma sai, io lo conosco poco, capita solo qualche volta a negozio. Allora, signora Nella... No, su, andiamo. Qui no. Signora Gemma, mi sono permesso di farle un piccolo omaggio. Ah, ma questi fiori devono andare proprio di moda. Sì, molto di moda, però mi deve fare l'onore di portarsela appresso. Ah, ma sì, sì, faglielo questo onore, tanto poi li buttiamo via dal finestrino. Ora si fa un bel viaggetto, poi al ritorno si discorrerà di quell'appartamento. Sì. Quale appartamento? Ah, già, tu non sai, questo disgraziato conosce una che frigge, a lui piace molto la frittura e se la vuole sposare. Io gliel'ho detto, figlio mio, non fare sciocchezze, il matrimonio non è una fregatura. Ma come, Gennaro? È una fregatura per loro giovani, per noi no, per noi è un affare. Sì, ma io che c'entro, scusa? Lo zio Sciamobili, la zia all'immobili. Ah, ho capito, no, mi dispiace, ma ora appartamenti sfitti non ce n'ho proprio. Mi dispiace pure a me. Allora fai una cosa, di alla friggitrice che friga ancora, capito? Se poi la zia avesse degli appartamenti liberi, ci sarebbero tante persone a cui pensare. Oh, questa è il... È solo una nipote. Ma allora tu mi hai fatto tutto per dispetto. Non solo tutti sposi, ma tutti sposi pure con una che l'ha una nipote. Ma cosa volevi, che la sua età avesse la bisnonna? Adele, mi raccomando la casa allora, e scriverò. E scriverai anche a me, vero zia? Sai, tu, ma sai che per scrivere non sono molto bravo. Ma hanno altro da fare, no? Buon viaggio, Gennaro, buon viaggio. Auguri, auguri. Ciao. Auguri. Vedrai Napoli quanto è bello. Il golf, il castello dell'uovo, il Vesuvio. La collina del Vomero, San Martino, Santa Lucia, la passeggiata via Caracciolo, la villa, la riviera dei grandi alberghi. Commerciante, negoziante di mobili, mobili antichi e moderni, sconto speciali per i portieri simpatici. Grazie. Dove è nato? Qui? In questo albergo? No, che in questo albergo? Sono nato qui, sono andato a Napoli, sono napoletano. Ah, quando? Quando? Indovini un po'. Che ne so? Ma se dico tutto io, allora è finito. Ragazzo, che potrei sapere? Dunque, vediamo un po' se ci azzecca. Vediamo un po'. 1900... Due? No. Cinque? Cinque, no. Sei. Sei, a sette. Mezzo litro. Subito. Grazie. Bevo coniugato. Coniugato, vedovo coniugato. Vedovo coniugato. Biconiugato con vedovanza. Non capisco bene. Sono risposato, ecco. Ah, sì, grazie. Conosci quel signore? Lo so, sono appena arrivato. Auguri, signore. Piselli? Uè, avvocato! Don Gennaro, via, come va? Che piacere. Come vai a Napoli? Sto con mia moglie. Oh, signore, non l'avevo riconosciuto, sa. Ma lei è cambiata. Beh, sì, è tanto cambiata che è un'altra. Ma non è tua moglie? Sì. Oh, scusi, no, è mia moglie, la signora. La prima, quella che tu hai conosciuta, è morta. Oh, la povera seconda. Signora. Se l'avessi saputo, ti avrei fatto un telegramma di condoglianze. Grazie lei stessa. Adesso non so se farti le condoglianze per la prima o le congratulazioni. Beh, facciamo una cosa, una via di mezzo. Fammi le congratulanze e noi ne parliamo. Va bene, signora, tante congratulanze. Grazie. Io vi saluto perché devo partire per Roma. Ho una causa in Cassazione. Se avete bisogno, qua. No, grazie, alla larga degli avvocati. Per carità, voi specie di lui,
come amico è simpatico, ma come avvocato è una mozzarella. Poi vi racconto un aneddoto. E poi ti porterò a Pompei, ti farò vedere la basilica, il campanile. Poi ti farò vedere gli scali, vedrai. Vedrai tutto quell'antichità. Colonne spezzate, macigni di pietra rovesciati per terra, pavimenti rotti, case vecchie dirupate. Ti sembrerà una città sinistrata. E poi delle cosine così divertenti. Vedrai. Gruppo Cirti da questa parte, prego. Prego, ci accomodi. Da questa parte. Le signore non possono entrare. Prego. Prego. No, le signore non possono entrare. Si accomodi. Si accomodi. Si accomodi. La signora non può entrare. Perché? Va bene, perché? Ah, capisco. Deve essere solo per uomini, è vero? Ma dovevo dirlo prima, però. Gli uomini da una parte e la donna da un'altra. No, no, è che lì dentro vi sono delle cose che possono vedere soltanto gli uomini. Come sarebbe soltanto? Ho capito. Allora, no, robe che possono vedere solo gli uomini. Sì, ci saranno robe maschili. Pantaloni romani antichi, brettelle romani antiche, allora, ciabatte sabine. Potrei vedere anch'io. No, signora, mi dispiace, ma non si può. Ma se la signora ci promettesse di stare con gli occhi chiusi? No. Bendata magari? Ma non è possibile. Come non è possibile? No. Allora mio caro, niente, via, si va. Aspetta, aspetta. No, senti, andiamo via, su. Fammi vedere, io vado a vedere e poi ti racconto. No, signore, se non posso vedere io, tu puoi vederne anche te, via. Un'occhiata su. No, signore. E va bene. E poi andremo a Capri. Capri, l'isola d'oro, lo scoglio delle sirene. Te l'immagini col vaporino, che viaggetto delizioso. Lo specchio d'acqua così tranquillo ti sembrerà di scivolare sull'olio. Bella Capri, eh? Mm? Abbiamo fatto proprio bene a prendere quelle pasticche contro il mal di mare. Ti senti male? No. Da 15, da 20 anni andate trattati in un modo, mentre questi signorini qua sono freschi sposi, vanno trattati in un'altra maniera. Ti ricordi quando siamo venuti qui in viaggio di nozze? Come no, siamo sposati da 9 anni. Complimenti, eh? Grazie. Cameriere, vieni qua. Prego. Come psicologo, zero, non hai psicologato niente, perché io e la signora ci siamo sposati la sera, ma è uno. Secondo, adesso vediamo se come cameriere vai. Noi vorremmo, io e mia moglie, 2 zuppe di pesce, ma 2 zuppe di pesce fatte proprio con i fiocchi. Come lo dico? Siamo a Napoli. E adesso vi offendete, perché fra 5 minuti vengano 2 zuppe di pesce che faccia risuscitare i morti. Come i morti? Vabbè. Abbiamo sbagliato. 2 pastini brodo. E allora, come l'ho detto? 2 pastini brodo numero 14.
signori, gradite una bella canzoncella? Sì, sì, sì. Sentimentale o comica? Sentimentale. No, cara, siamo a Napoli. Allegra, allegra, allegra. Allegra, allora una bella canzoncella comica. Sì. Allora Pasqualì, l'ombra della buonanima. Oh. Se il dottore Di Mattia non sbagliava malattia, a quest'ora la signora Fiore mia sarebbe ancora la moglie di Mattia. Pigliava due piccioni ad una fava, di sera viva e a me non m'anguagliava. A me ma piace l'anice, Mattia non lo beveva. Io tengo qualche vizio, Mattia non lo beveva. L'ombra della buon'anima, io non lo so perché, esce dal purgatorio e mezza manna a me. Quando la bella vedova la sera vuoi abbracciare, a mie teschiere l'angelo lo vedo comparire, ombra della buon'anima, sa cocca si corica insieme a me, per cui nel dolce talamo non si m'addui matri. Lo faccio sentire la terza parte. No, 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 niente terza parte, vieni. Grazie, signori, grazie, basta, assai, grazie. Basta, grazie. Basta, via. Signori, voli di fiori. C'hai due crisantemi? No. E allora niente fiori, opera di bene. Per me sarebbe stato molto peggio se invece di un'altra moglie avesse preso un'altra cuoca. Lo credo, però della signora non ci possiamo lamentare. Ah, sì? Ah, fa piacere vederli così felici. Sì, questo è vero. Sono 6 mesi che sono sposati e sembra sempre il primo giorno. Ah, vanno così d'accordo che c'è da preoccuparsi. L'unica preoccupazione, sapete qual è? Qual è? I nipoti. Ah. Ma per fortuna non si sono più visti. E non si vedranno più. Hanno capito che non c'era niente da fare. Signora, com'è? Prego. Grazie. Ora torni di là, se lo zio lo cerca. No, lei non si preoccupi, tanto qui il negozio per il signor Piselli basta Mirella. Ah, sì? Lei piuttosto non mi faccia allungare ancora tanto il collo. È dal giorno del matrimonio che aspetto. Ma senti che roba, sembra che ci siamo sposati noi due. Magari, quello che avremmo potuto fare insieme lei ed io, i suoi zii non se lo sognano nemmeno. Su, mi lasci andare. Allora, Nella, su, via. Ma questo non si chiama far la corte con una donna. Significa aggredirla. È un sistema che non va. Io sono la sentimentale. Oh, io? Non ci sto mettendo tutti i sentimenti. Bandito. Allora va bene domani alle 5? Però solo per fare una passeggiata. Ma certamente, una passeggiatina come aperitivo ci vuole. Dove l'aspetto? Alle cascine dietro lo sferisterio. Oh, ma mi raccomando, venga. Perché mi prende? Quando ho detto una cosa. Però facciamo dopo domani. Perché? Perché domani devo tornare qui dalla zia. Oggi non l'ho trovata in casa. Carina, sono veramente belle tutte e due. È vero? Sì, sono gemelle? No, questa è un po' più grande, ma il prezzo è lo stesso. Sì, è molto bella anche questa. Vero, caro? Sì, sì, molto bella, molto. E il signore e suo marito? No, è il mio fidanzato. Ah, ah, ai, ai, ai. Allora, culle, niente. Portatemi il certificato di matrimonio ed io vi servirò. Ragazzi, sposatevi, fate presto, chi aspettate? Il matrimonio porta fortuna, ringiovanisce, diverte! Salve. Una sigaretta? Quando si comincia con la sigaretta è segno che si può sapere qualche cosa. Bravo, vedo che ci si intende. Che la conosce la signora e l'è entrata adesso? La signora Torresi? Sì. Altro che, lei è la proprietaria di tutti gli appartamenti del primo e del secondo piano. Tutti occupati? Tutti. E l'affitto lo paga regolarmente?
veramente c'è un certo Puntaroli che non ha mai pagato. Fossi il padrone io, a quest'ora già l'avrei mandato via. Cavaliere. Buongiorno. Ma pare che la signora la ci stia di molto in confidenza. E chi sarebbe questo Puntaroli? Un po' di buono. So che vive sui gioco, sempre alle corse dei cavalli. Grazie, amico. Oggi ho fatto la fotografia più artistica della mia vita. Già, proprio tanto tempo per ti fare vedere, eh? Però sono proprio contenta di vederti bene. E lo sposino? Voglio dire, lo zio sta bene? Bene, grazie. È giù in negozio. E tu non ci stai mai giù al negozio? Beh, ogni tanto. Ma Gennaro non ha molto piacere che ci stia. Prima era andata ad aspettarlo, poi sono arrivati i suoi nipoti e loro ho preferito venire su. Ah, i suoi nipoti? Sì, il fotografo e la sua sorella. Già, il fotografo. E com'è antipatico quell'uomo? Beh, sai, sono parenti. Oh, zia, grazie. Volevo dire parenti di mio marito. Avanti, su, qui si può parlare liberamente. Che c'è tanto di importante da dire? Mi raccomando, Celestino, cerca di dirglielo con una certa forma. Me l'ho dimenticato, dobbiamo aspettare che finisce la carica. Siemo! Che siemo e siemo. Sentiamo. Siamo vecchi! Giovanotto, giovanotto, cosa preferisci, una sedia in testa o tanto per gradire un soprapopolo in faccia? Celestino, dovevi dirglielo con un po' più di garbo. Ma no? Che garbo è garbo? Non ammetto che si scherzi su questi argomenti, hai capito? Già, lo stupido sono io che ti do pure retta. Ma lo sai che mia moglie ha 50 anni. Becco ereditario! Figlio d'un cane! Scusa, zio, lui non si sa spiegare. Queste sono cose delicate, no? Vedi, Celestino è venuto a sapere, così per caso... Che caso? Indagini? Sì, insomma, ha saputo che la zia, questa, eh? Ha un amante? Forse prima, quando era vivo il suo primo marito. Però non solo è vivo, anzi, vivo e vedovo. E chi è questo? Chi è questo? Marredo Puntaroli. Ah sì, eh? Tu credevi che io abboccassi? Puntaroli non esiste, è una vostra invenzione. E non siete state capaci nemmeno di trovargli un nome possibile. Ma via, non mi fate ridere. E questa è la nostra invenzione, alla finestra di casa sua, insieme alla zia. Non è una nostra invenzione, zio. Però Celestino te l'avrebbe dovuto dire in un altro modo. Quest'altra volta gli si dirà in francese. Hai detto che vedovo? Da 3 anni. Si sarebbero potuti sposare alla morte di marito, ma lui non se la passa troppo bene, allora lei l'ha preferito sposare a te. Lui sarà il terzo marito e lo vedremo qui in negozio. Beh, non esageriamo. Sarò becco, ma sono ancora vivo. Sono un becco vivo. Ma no, ma questo è un fotomontaggio. Ma sì, sarà un fotomontaggio. Questo Puntarolo non esiste. Tieni. Non solo gli esiste, ma se la passa male, lei lo aiuta. Sei sicuro? Se tu ne vuoi sapere di più, tu vai alle corse e tu domandi di Goffredo Puntaroli. Là lo volcano tutti. Alle corse? Goffredo Puntaroli? Alle corse, sì. Vado alle corse, ad assicurarmi. Stammi a sentire. Se è vero quello che mi hai detto, io ritorno a essere vedovo un'altra volta. Ma se non è vero, tu torni qui, eh? La vedi quel soprammobile? Non dovessi più chiamarmi Gennaro Piselli se non te lo spacco in testa. Hai capito? Scusi, non è lei. E come non sarò io? Sì, è lei, ma non è lei. Scusi tanto. Ma dico... Gemma la pari. L'hai tu a 2. Vedova 2,5. 17-4. Geloso a 6. Manarese a 3. Lodion a 2. Caro Puntaroli, questa volta Geloso te la fa. Ma no, Gemma, me ne sei date di soddisfazione. E se non ci fosse lei a quest'ora sarei morto di fame. Mi hai dato 50.000 lire anche la settimana scorsa. Ma era un po' di tempo che non si vedeva più. Per forza, oramai ha una certa età, però è ancora in gamba.
E poi mi si è affezionata. Io con un po' di zucchero le faccio fare quello che voglio. Peccato che c'è quel vedovo che le dà fastidio. Numero 2, Cario, squalificato. Cosa vuoi, noi siamo sempre così soli. Mio marito non ha amici. Ancora un pochino? Grazie. A proposito di tuo marito, mi sembra che il nostro commesso ti giri un pochino troppo d'attorno, eh? È un uomo, ma almeno la scusa di essere giovane, lui. Ma tuo marito non è mica tanto vecchio, no? Oh, non intendevo certo parlare di Oscar. E di chi intendevi parlare con quel lui? Oh, niente, ma sai, noi mogli siamo così credulone. È molto bella la commessa del negozio. Hm? Onella, dove tu vuoi arrivare? Se tu sai qualche cosa, se c'hai qualche cosa da dirmi, parla chiaro, eh? Io non so niente, ma certo che la gente parla. Io ho allungato un pochino l'orecchio. Ah, e che dice la gente? No, la gente dice tante cose, non bisogna mica credere a tutto. Ma sai, da quando mi sono accorta che lo zio piacciono molto le sottane, allora mi sono subito preoccupata per te. Ah, perché la gente parla di Mirella? Beh, per quella basterebbe il fatto che lo zio non vuole che tu vada in negozio. Mm? E poi? Poi che? Oh, niente. E così lo zio Gennaro, oltre Mirella, avrebbe anche altre donne? Io non dico niente. Io non sono qui per fare il processo a tuo marito. Eh già, lo dice la gente. Ma tu lo sai, cioè, la gente lo sa quanti anni c'ha lo zio Gennaro? Beh, è proprio quando si è maturi che i frutti acerbi si gustano di più. Ma che tu vuoi cerbare, figlia mia? Oddio, una volta magari sarà anche stato, ma adesso un gran mangiatore non è davvero. Mm? Chi non ha appetito in casa è segno che ha mangiato fuori. E non è tutto. Che altro c'è? Sembra che a negozio le cose non vadano molto bene. Anche questo dice la gente. Beh, del resto, se le cose gli fossero andate molto bene, non vedo perché avrebbe dovuto fare un matrimonio di interesse. Cara zia, come va? Bene, eh? Ti trovo, diciamo così, ringiovanita. Ah, te per complimenti vieni a lasciarti stare. Grazie, grazie. Anche lo zio sta benissimo. Tu l'hai visto? Siamo saliti insieme. E dov'è? Si è fermato di là con l'impiegata del negozio. Lo ha accompagnato su. Vieni, vieni. Aspettami qua, vengo presto. Buonasera, signora. Buonasera. Vieni. Che volete fare? A prendere la cartella delle tasse. Lascia fare, faccia da me. Ho fatto un ricorso, speriamo che l'accettino. Con questo fermo che c'è, negli affari... Allora è vero che gli affari vanno male? Beh, dipende dalle stagioni. Questa è una stagione morta, defunta. Ma ora, diciamo così, ci sarà la ripresa. Come se ne può dire? Sì, diciamo così. Diciamo così. Allora vi saluto, io vado di là. Ciao, cara zia. Tornerò presto. Sì, mi farà proprio tanto piacere. Allora, zio, arrivederci. Perché volete andare via? Ma no, rimanete un altro po'. Venite, venite. Venite con me. Grazie, zio. Allora, se ci fermiamo, io posso raccontare il discorso che ho fatto oggi alla riunione. No, tu mi devi fare un piacere. Ti devi star zitto. Scusa, ma cara nipotina mia, ma lo sai che ti trovo veramente bene? Sì, sì, sì. Anche il mio direttore dice lo stesso. Sì, Guarda, ti si sta staccando un bottone. Ma veramente, non mi pareva. Se te lo dico io, eccolo. Vai da Adele e prega di riattaccartelo. Certo, con permesso, zio. Vai, vai. Scusa, caro. Adè, mi raccomando, gli spaghetti bene al dente, voi lo sapete, la pasta scotta non mi piace. Lo so. Le dispiacerebbe di riattaccarmi questo bottone? Subito? Eh sì, mia moglie mi ha mandato apposta di qua. Sì, non sono stata troppo fortunata. Io avevo bisogno di un marito diverso. Io invece non mi posso lamentare. Grazia? No. Della nipote. Io l'ho capito subito che tu dovevi essere un uomo molto pericoloso. Figurati, io sono peggio di un incrocio senza semaforo. Hai uno sguardo così pungente. Uno sguardo che sembra un punteruolo. Lo sai anche tu. Che cosa? L'affare del punteruolo. Ma è così evidente? Ah, ma io non lo permetto, sai. E perché? Un uomo dovrebbe esserne orgoglioso. Che lo so, ma innanzi al mio tuo marito. Io mi vendicherò. Occhio per occhio, punteruolo per punteruolo. Io sono buono, sono caro, sono bravo. Ma a un certo punto non ci vedo più, eh. Anche quando dovrei vederci,
Non ci vendo più. Sì, io l'ho sempre detto che gli uomini di una certa età sono molto più interessanti dei giovani. Cosa dici? Si capisce? Anche le donne giovani alle volte sono molto più interessanti delle donne di una certa età. Zio, non mi stringere così! Ma che succede? Oh, niente, cara zia. È che mi si era slacciata la collana, allora lo zio l'ha stretta e mi ha fatto un pochino male. Come mai tu sei ancora qui? Si era staccato un bottone all'attacca bottoni. Beh, ora si è fatto veramente tardi. Ciao, zio. Arrivederci. Oscar! Ah, sì, eccomi. Ma che facevi? Stavo aiutando la Delia ad apparecchiare la tavola. Per ricambiare, diciamo così, la cortesia. Beh, ciao, zia. Ti accompagno. Arrivederci, zio, arrivederci. Andiamo. Arrivederci. Arrivederci, zia. Allora, se vogliamo andare a cena. E presto. E poi io non ho appetito questa sera. Nemmeno a me mi va di mangiare, ma a tavola bisogna metterci, ti ho invitato il Pallanti. Me ne frego del Pallanti. Hai capito? Figurati io. Oh. In fondo è amico tuo, no? Sì, ma mi sembra che un po' di tempo a questa parte sia diventato un po' troppo amico tuo. Che cosa vuoi dire? Ma ti capisco, sai, tu gridi per evitare che gridi io. Ma sai che ti dico? Non mi fa parlare a me. No, no, parla, parla. No, no, devi parlare. Devi parlare perché poi parlo io, ha capito? Ma smettila, che le tue intenzioni sono anche troppo chiare. Ho capito, sai, tu vuoi avvelenarmi l'esistenza per rispedirmi lassù dove ci siamo conosciuti, vero? No, cara, questo lo devo dire io, ma ti sbagli. Perché io sono pieno di salute. Io sprizzo salute da tutti i pori. Io sono uno sprizzaiuolo. E figurati io, caro, guarda, voglio arrivare fino a 80 anni. Ma cara, carina, ci sei arrivata agli 80 anni. Ti sbagli, perché a me sembra proprio di avere 20 anni, guarda. Guarda la combinazione. Io domani vado all'asilo, anzi tu, preparami un grembiulino e il canestrello. Ho una fame da lupo, ma un lupo che sono 6 mesi che non mangio. Dio mio, ma almeno ne potevi lasciare un pochino a Pallanti, tu l'hai invitata a cena. Pallanti questa sera non mangia, un po' di dieta gli ci vuole, sta ingrassando il porco. Genà, me li son fatti fare al burro e parmigiano perché mi piacciono di più. Mi passi quel formaggio, per favore. Basta, non si mangia più. Adere, porta via tutto. Adere, che parlo turco, porta via tutto. Che combina, la Dele lo sa che il caffè mi piace dolce. Già, dovrebbe saperlo. Ormai lo sanno tutti che ti piace lo zucchero. Ma che male c'è? C'è tutto il male possibile, hai capito? E che tu vuol dire? Cosa voglio dire? Che chi lascia la moglie morta per la viva sa quello che lascia e non sa quello che triva. Che trova? Eccoci qua. Sta sfacchinata, non stava in programma. Abbiamo speso quasi 6.000 lire, eh? Ecco il resto. E speriamo che servano a qualche cosa. Servono, servono. E poi vedrete che col pranzo che gli preparo io, non solo le zie appacificheranno, ma non litigheranno più per tutta la vita. E speriamo, perché così non si può più andare avanti. E a chi lo dite? Ma sapete che da quando hanno litigato quei due, non mi hanno più invitato a mangiare una sola volta. Ma cosa c'entro io? Perché devo fare penitenza? Ma del resto non mangiano nemmeno loro. E io perciò ho organizzato questo pranzo in occasione dell'anniversario del loro matrimonio, eh? Ho comprato tutta roba che piace a Gennaro. Guardate che magnifico pollo. Questo a Gennaro piace moltissimo. A voi no? Anche a me, anche a me. Però un pochino anche a lui. E sapete come glielo cucino? Che bellezza, guarda che bellezza. Ci siamo pronti. Io vado di là, eh? Andate, loro sono già a tavola. Sì, mi raccomando, portate subito i piatti, eh? Io vado di là. Quanto è bella, quanto è bella. Caro Gennaro, signora Ossequi. Signora Ossequi. Oggi, in occasione del primo anniversario del vostro matrimonio, io sento il dovere di offrirvi assieme ai migliori auguri questo modesto pranzetto. Pasqua, se non mi sbaglio, la casa è mia. I soldi per la spesa erano miei.
Oh, tu che cosa hai offerto? Beh, il pensiero è mio. Poi i fiori non li hai visti. Ti sei sciupato di sé. Dio, che spiritoso. Comunque, oggi deve essere una grande giornata. Gennà, ti voglio far vedere il tuo amico Pasquale che cosa ha saputo apparecchiare. Pronto? Sì, parla Puntaroli. No, non lei. Volevo la signora. Qui non c'è nessuna signora. La signora è morta. È morta anche la seconda. Sono rimasto orfano. Lascia stare, non ti arrabbiare, se n'è stato un contatto, vieni qua. Adesso vedrai Alele che cosa porterà in tavola. Chi era? Basta! È ora di finirla. Mi fa il piacere di dire a quel signore di non permettersi di telefonare. Scusa, a chi lo devo dire? Oh, tu te lo sai. Tu lo sai. Prima di avere educazione, appena sentivo le voci, di mettere giù il microfono. Adesso invece no. Adesso mi domande, c'è la signora? O in dov'è la signora? Mi fa la cortesia, me la chiami? Io non so davvero di chi tu sto parlando, vero? Io parlo di un certo signor Cacciaviti. Cacciaviti? Cacciaviti? Ma inteso nominare? Mai. Non lo conosciamo? No. Ah no? A questo gli è. Ma che Cacciaviti? Questo gli è il Punteroli. Ah già, è vero. Comunque lo conosci? Naturale che lo conosco, era un amico del mio povero Paolo. Ah, il povero Paolo, il povero Paolo, colui che tu anelavi andare a raggiungere. No, senti chi parla, il vedovo inconsolabile. Non cambiamo discorso, non cambiamo discorso. Io voglio sapere tu cosa hai fatto con questo Trapani. Ma che Trapani? Ti ho detto Punteruoli. Punteruoli, Trapani, Cacciaviti, chiave inglese, sempre ferro del mestiere suo. Comunque voglio sapere tutto. No, caro, no, sono io che devo sapere tutto di tutte le tue donne, persino in casa, con mia nipote, con me presente. E cosa volevi? Che io per allacciare la collana a tua nipote dovevo andare alle assine? No, caro, sì, la collana a mia nipote. Beh, non parliamo di tua nipote. Perché? Non parliamo di tua nipote. Perché? Non sarà certo peggiore delle altre con le quali tu hai dimestichezza, vero? Io non ho dimestichezze con nessun'altra. Ah, no, nessun'altra. Hai capito? Non ho mai allacciato la collana a nessuna. Ah, poverine, tutte verginelle, tutte disinteressate. Per questo vedi che gli affari vanno male. Che c'entrano gli affari? C'entrano. Cosa c'entrano gli affari questo c'entrano. Discorso? Scusa. E poi me lo dici, queste donne come sarebbero? Tu lo sai come sono. No, io non lo so, sai tutto te. Certo che lo so io, perché io le vedo le cartoline che arrivano in casa tutti i giorni. È firmata questa, firmata quella, e con abbracci, saluti, bacini. C'è persino una certa Carla che ti ha già mandato gli auguri per Pasqua. E ci mancano ancora 11 giorni. Carla, ma chi la conosce questa Carla? Già, tu saresti capace di negare anche quello che tu fai con Mirella, vero? Beh, con Mirella è un'altra cosa. Come un'altra cosa? Vuoi sapere cosa faccio con Naturale che voglio saperlo. Non te lo voglio dire. Dimmelo subito invece. Ci faccio i conti. Ah no, cara, adesso i conti tu devi farli con me. Bene, benissimo. Così risparmi anche lo stipendio di Mirella. E poi, basta. Hai capito, basta. Sei tu che ti devi giustificare per il stipendio. No, cara, è inutile che tu urli. Perché io le tue intenzioni le ho capite benissimo. Tu vorresti farmi morire, ma ti sbagli. Perché io questa soddisfazione non te la do. Ti sbagli tu. Se credi di piazzare il punto di uno al terzo posto in classifica, no. Sì. Sì, non discuto, questo Punteruoli sarà più giovane, ma io sono più robusto. Pronto? La signora non c'è, non ci sono nemmeno io, non ci siamo nessuno e non telefonate più, basta! Secondo me c'è lo zampino di qualche brava persona, ma è possibile che non passa giorno che non arrivi una cartolina, una telefonata? No, no, è Gennaro che è diventato troppo geloso, figuratevi che quello sospetta anche di me. Che peccato. Io poi mi sono affezionata alla signora Gemma. Mi dispiace vederla così. Per favore, dale una mano. Ma, scusate, ma che state facendo? Quest'anno per lo scoppio del carro la mia finestra deve essere la più bella della piazza. Oh, mancano 10 giorni a Pasqua. Sì, lo so, ma è meglio che io mi preparo piano piano. Poi credete a me, Pasqua è la più grande festa dell'anno. Certo, vi chiamate Pasqualina. Non solo per questo, ma perché mi dà la possibilità di guadagnare qualche cosa affittando la finestra ai forestieri. Pasqualino! Don Gennaro. Uè. E tu che fai? Ero venuto. Che cosa? Vai, su. Ero venuta per portare la biancheria pulita al signor Pallante. Sì, ah. Sì, la biancheria. Sì. Ah, beh, facciamo i servizi a domicilio, eh? Io vado giù, arrivederci. Ciao, vai qua, sì. Mi sei veramente amico. Tu sei a piedi?
più amica mia che mia moglie, è vero? No, non ricominciamo con la stessa storia, se no... Se no non vieni più a casa mia a farti lavare la biancheria, lo so. Non dico questo. Già io non capisco come tu possa sospettare di tua moglie, ma sospettare di me, del tuo miglior amico, amico di 20 anni, è una cosa che mi umilia. Mi offende, Gennà, mi offende. Ecco. Ma qua non fare quella faccia. Tu non ti puoi offendere. A te non ti conviene. Perché? Non ti conviene. Qualunque cosa accada fra me e te, a te non ti conviene rompere l'amicizia con me. Te lo dico io. Questo non lo penso. Lascia. Però non mi devi maltrattare. Sì, hai ragione. Hai ragione. Pasqua, guardami bene. Io non sono più Gennaro Piselli. Come? Gennaro Piselli. Fu. Come fu? Io sono il Moro. Il Moro? Il Moro di Venezia. Otello. Otello. Sono geloso. Sono geloso. Gennaro, non fare così. Gennaro, mi fai paura. Mi fai paura. A te non ti capita niente. Otello ammazzo a lei, non a lui. A te non ti faccio niente. Vedi che ricominci un'altra volta. Sì. Lascia. Mi fido, di te mi fido. E di Desdemona che non mi fido, capisci? Ho le prove. Fazzoletto. Ma che fazzoletto, Hai comprato quella roba? Sì, sta là. Apri, apri, che non gliela faccio, apri. Ah. Cos'è? È l'istruzione? Bello, eh? Cos'è? Sfigomo manometro. Sfigomo manometro. Ma che c'è? Per misurare la pressione. Ce l'hai alta? No. Bassa? No. Allora? Alta e bassa. E alternata. Quando sale, mi sento proprio qui le tempi, come la pam, pam, pam. Quando va giù, mi sento sfinito, proprio sfinito, credimi. Ah. Se no, mi fai paura. E tu che stai facendo? Sto lavorando alla finestra, sai, per la festa dello scoppio del carro. Cerco di guadagnare qualche cosa per affittare i posti. 3.000 lire a testa, si arrotonda. Non mi ricordo, fra quanti giorni è sta a fare? Pasqua, fra 10 giorni, no? Chissà se ci arrivo. No, Gennaro, non dire questo, ti prego. Pasqua, chissà se ci arrivo. Non dire così, Gennaro. La mia vita è tutta qui. La mia vita è tutta qui dentro. Nello sfigmo manometro. Adele vuol sapere quello che tu vuoi mangiare? Don Gennaro. Ah. Don Gennaro. Sono venuta a sentire che cosa desiderava. Ah, però. Si è stirato della cena. Domandala a Pasquale. Tanto in questa casa si cucina per lui. A proposito, dov'è? In cucina? Per forza. Là deve stare. Fammelo venire qua, vai. Cominciamo! Se io ti confidassi un segreto, tu lo sai tenere? Cioè, no, lo sai, se si tratta di tenere una cosa tua, mi fa sempre piacere. Questo lo so. E giuro. Te lo giuro sul mio onore. Non ci credo. Come non ci credo? No, non ci credo. Come non ci credo? Volevi giurare su qualcosa di più serio, su qualcosa di più sacro. Di più sacro, ma su questo lo posso giurare. Ecco, per esempio, sul tuo appetito. Beh, se ti fa piacere, te lo giuro sul mio appetito. Pasquale,
Chiedo. Ma su misura della pressione. Eh? 5.000, è possibile? 5.000? 5.000? No, no, è il cartellino, 5.000 lire. Pasqua. Gennaro. Pasquale! Gennaro! Mi sento male! Chiamo tua moglie! No, no, ti ho pregato, il segreto. Ma non capisco, ti senti male e non lo vuoi far sapere a tua moglie? No, no, non gli voglio dare questa soddisfazione. Quella non vede l'ora di rimanere vedova un'altra volta. E ci riesce, sai, perché sta benissimo. Io invece mi sento morire. Ma non esagerare, sarà un po' di influenza. Ma che influenza, influenza? Quando il cuore non regge più, si muore. Si muore, è quello che mi dispiace. Proprio adesso che è la vigilia di Pasqua, capisci? Viene la Pasqua di resurrezione e io credo. Oi, oi, non gliela faccio più. No, no, non gliela faccio più a star seduto. Come? Ho bisogno di alzarmi, sgranchire un po' le gambe perché io mi sento bene. Ho bisogno di fare del moto, sono pieno di vita. Ho bisogno di fare dell'equitazione. Signor Pallante, le devo dire una cosa. Io non mi sento affatto bene, anzi, per dire la verità, mi sento proprio morire. Come si sente? Un febbrone da collo, dolori da tutte le parti. Ma mi raccomando, non faccia sapere niente a Gennaro, eh? Me lo giura? Dovessi non essere più invitato in questa casa. Ha visto lui come sta bene, eh? Come no, bene. Si sente pieno di vita lui. Ma la soddisfazione di fargli sapere che io sto male non gliela voglio dare, ecco. Senta, io vorrei vedere il dottore. Dottore, l'ho preso anch'io in queste condizioni. Sì, però non voglio che Gennaro sappia niente. Allora mi è venuta un'idea, signor Pallante. Non mi faccio un piacere, la sa male lei. Io? Sì. Guardi, lei dice a Gennaro di sentirsi poco bene. Lui fa venire il dottore. Quando il dottore sale da lei, io vengo su e mi faccio visitare io. Non le dispiace mica, vero? No, mi dispiace vederlo in queste condizioni. Ah, il cuore, sento che mi sta per abbandonare. Su. Vedrà che da un momento all'altro. Coraggio. Adesso bisogna che vada ad avvisare la Adele per la scena, perché sennò si finisce a cenare a mezzanotte. Pasquale, ho un'idea meravigliosa. Che idea? Straordinaria. Tu stai male. Fissazione? Sì, tu sei ammalato. Hai dei sintomi gravi. Tu hai qualche cosa di serio. Pasquale, con la salute non si scherza. Tu ti devi mettere a letto. No, io sto benissimo, io ho una sola cosa. Lo so, la fame. Questo non significa niente, non c'entra. Tu hai qualche cosa di serio addosso. Pasqua, io ti sono amico. Adesso chiami il dottore. Che cosa succede? Che quando il dottore viene, io l'accompagno su da te e mi faccio visitare al posto tuo. Sì, sì. Ti piace l'idea? Bello. Adesso chiami il medico, eh? Sì, chiamo il medico. Pasqua, non avrai mica detto niente a Gemma, eh? Per carità. Gennaio, io sono una tomba. No, Pasqua, non mi parla di tomba, ti prego. Oh. Pronto? Pronto, io sono Gennaro Piselli. Vorrei parlare col dottor Sansone. No. Oh, come? Oh, quanto mi dispiace. Chi n'è che sta? È morto Sansone. Il dottore. Ah. Pronto. Mi potrebbe mandare il sostituto allora? Sì. Sì, Gennaro Piselli. Allora non m'ero sbagliata, sta male. Mica lui sta male. Io sono... Lei? Già. Sì, va bene. Piazza del Duomo. Viene subito. Grazie. Sì. Contenti. Viene subito. Su. Il dottore viene. Vieni. Mi vado a mettere a letto. Grazie. È vero, signor Pallante, si sente male. Malissimo. Ho telefonato al dottore. Ah, ha detto che viene subito. Subito. Ma che vi sentite? Beh, veramente non lo so nemmeno io. Lo so io, però. Sì. Lo so io. Malessere generale. Sì. Gli stessi sintomi della mia povera moglie. Oh. Sì. Ma se poco fa stava benissimo. Già, perché quando viene la malattia ci vuole il permesso del sindaco. Le disgrazie capitano da un momento all'altro. Vada a mettersi subito a letto. Anzi, grazie. Se permette l'accompagno io. Grazie, signora. No, signora, l'accompagno io. Io sono uomo, se questo ci viene, ci vuole qualcuno che lo prenda in braccio. Ma che c'entrano loro? Ci sono io, l'accompagno io, venga. Grazie, Adele. Ma accompagna Adele, grazie. Poi salgo a fare una visitina. No, signore, non è vero. Vengo io, tu no. Beh, mettetevi d'accordo, io mi vado a mettere a letto. Dai, vengo subito. Grazie, Adele, grazie. Ma perché tu vuoi che vada su io? Non c'è mica nulla di male. C'è male, perché io sono uomo. Se il medico deve annunziare qualche catastrofe, qualche disgrazia, io sono uomo. E prendo il colpo. Dio mio, non sarà mica una cosa tanto grave, sarà un po' di influenza. Influenza. Quest'anno l'influenza è terribile, è letale.
di morti così, specie chi non ha il cuore forte. Già, se il cuore non regge, proprio quello che è successo al marito della signora Pacchioni, poverino, scompenso cardiaco. Sì. Anche il marito della fioraia è morto per la stessa ragione. E il marito della signora Antonietta, te lo ricordi? Sì, me lo ricordo. Ma è possibile che questa influenza se la piglia solo con i mariti? Ma ci vuole un po' di comprensione, santo cielo. Ci sono anche le mogli. Sentite, a me mi hanno fatto giurare di non dire niente. Ma di fronte a una situazione simile, io mi sono deciso di parlare con Adele. E allora ho pensato che era bene mettere a corrente anche voi. Forse bisognerebbe avvertire i parenti. Ah, sì, sì. Mi hanno tanto rimproverata perché non dissi niente per il matrimonio. E allora, senta, Pallanti, lei prende un tassì e avverti i parenti. Io vado sopra con Adele. Sì, Adele vuol che cosa di spicciolo per il tassì. Io non c'ho mai spicciolo. 1000 bastano, bastano 1000. Torno subito. Sì. Senti male? Anche tu ti senti male? No, non me ne parlare. Se tu sentissi... Ho un dolore qui che mi fa un giro esterno come fosse una circonvallazione. Si ferma qui un paio d'ore, poi riprende di corsa e arriva al punto di partenza. Io non ti volevo neanche dir nulla. Sai, Pallanti sta benissimo. Sono io che l'ho pregato di far venire il dottore per visitarmi. Veramente? Credevi che fosse la mia trovata? Dio mio, a che punto siamo potuti arrivare? Abbiamo passato dei mesi infernali. Dobbiamo proprio ringraziare i nostri cari nipotini. Ma tu, ma come hai fatto a credere che io... E tu come hai fatto a credere che io... Ma io ho sentito lo strillo e poi sono arrivate tutte quelle cartoline. Io ho visto le fotografie. E le telefonate? Adesso non mi importa più niente, guarda, mi sento tanto male. Appunto, se non ci diciamo, tutto ora che può essere la fine, quando ce lo diciamo? Cioè, credimi, io non sono quel donnaiuolo che hanno voluto farti credere. E poi tutte quelle donne che hanno scritte, io non ho mai conosciute. Guarda, a dir la verità, ora mi sembra di non averci creduto mai. Poi mi sono accorta, sai, che le cartoline avevano tutte la medesima calligrafia. Confidenza per confidenza. Vedi, io riguardo quel cacciavite. No, caro. Non sono stato mai convinto. Punteruoli. E punteruolo cacciavite. Però lo zucchero a te piace? Ma che c'entra? Lo zucchero piace anche a cavalli. E le telefonate? Quelle sono state fatte da qualcuno che ci vuol di molto bene agli altri. Celestino, mio nipote. E Nella, mia nipote. Hai ragione. Gli eredi. Mascalzoni, ci hanno rovinato l'esistenza, ci hanno rovinati. Lo vedi, caro, non serve essere maggiorenni. Prima di sposare avremmo dovuto chiedere il consenso agli eredi. E non te l'avrebbero dato. I parenti, quando sono ricchi e maggiorenni come noi, hanno un solo dovere nella vita, quello di morire al più presto possibile. Morire? Proprio adesso che tutto potrebbe tornare bello come prima e ci si deve lasciare. Proprio sotto Pasqua. E mi dispiacerebbe non sentire più le campane. No, cocca mia, no, cocca mia. Tu devi essere tranquilla, tu. Tanto muoiono solo i mariti. No, no, no. Sì. Io mi sento male. E poi mi sai dire che farei al mondo da sola. Preferisco morire con te. Hai ragione. Ci siamo conosciuti lassù. Ed è giusto ritornarci insieme lassù. Ma no, un momento. Se vado lassù, mi metterò vicino a lei. Ed io vicino a lei ci sono già stato 24 anni. Mentre con te sono stato poco tempo. Io con Paolo 21 anni. Lo vedi? Mi viene un'idea. Se facessimo mettere loro due insieme da una parte e noi due invece da un'altra... Ma no, poverini, quelli non si conoscono neanche. E cosa vuol dire? Con l'andare del tempo possono fare amicizia. Ste cose lo so io come vanno a finire. Buonasera, signora. E che fai qui? Avete già chiuso il negozio? Ma chi ti ha chiamato? L'ho chiamato io. Il negozio. Il negozio. Stanno con un piede nella posta e pensano al negozio. Adele, noi ci sentiamo un po' male, è vero? Ma non è mica detto che dobbiamo morire. Vai ad aprire. Ma
Tu lo sai che mi sento già meglio? Sì, meno fiaca, la testa meno pesante. Ma guarda la combinazione. Anch'io mi sento meglio, molto meglio. È il signor dottore, lo mando dal signor Pallanti? No, no, non entrare. Buonasera, signor Piselli. Buonasera, dottore, come va? Così, così, sa, con questa stagione non si sta mai troppo bene, eh? Mal di testa, pesantezza, Ha provato con l'aspirina? Ma cosa fa, dottore? Il dottore sono io. Ah, già, è vero, che stupido. Gli ammalati siamo io e mia moglie. Ah, si è risposato? Sì, sì. Complimenti. Sa, l'altra, la povera signora, l'ho curata io. Beh, parliamo d'altro. Dottore, è vero che quest'anno l'influenza è proprio tremenda? Beh, io finora, ho avuto solo 3 decessi. Pochi clienti, eh? Dottore, venga, no, venga con me. Adele? Adele? Ah, già, tornato lei. Sì, sono tornato in questo momento. Ma insomma, mi spiegate che storia è codesta? A sentir voi dovevano essere moribondi. E invece? Invece che? Lo dico a me. Quelli parlavano di morire. Chi meglio di loro lo poteva sapere? Che roba! Perché? Se stanno bene non gli dispiacerà mica. Ma dico lei che ha fatto? Che ho fatto? Ho speso 900 lire di tassi. E l'ha trovati? Ma che trovati? Dai caporale ho trovato il portone chiuso, ho lasciato un biglietto nella cassetta delle lettere. Da Celestino ho lasciato l'imbasciata allo studio fotografico. Ma prima di domattina non saprà niente. Avete 2 cuori di acciaio, caro signor Piselli? Per forza, sono della classe di ferro. Polmone di bronzo, cuore d'acciaio, piedi di piombo e 2 denti d'oro. E non si preoccupi più della pressione. No. 150 alla sua età non è niente. Sì, purché rimanga così. Ho paura se dovesse aumentare. Sa, di questi denti aumenta tutto. Fate come vi ho detto. Aspirina, latte caldo e domattina di febbre. Non se ne parla. Grazie mille. Grazie, dottore. Arrivederci. Gennà, io mi ero molto preoccupato. Ah, davvero? Che ti sei fatto un panino col salame. Però sono contento di vedere che state meglio, eh? Eh sì, ma il merito non è mica del dottore. Stavamo già meglio da prima. È stata la spiegazione che abbiamo avuto che ci ha sollevati di spirito e di corpo. E siccome la causa di tutti i nostri mali sono i nostri cari nipoti, da oggi in poi, se vengono a cercarci, non ci siamo. Ecco, benissimo. Adesso ci preparerai un po' di latte caldo. Noi si va subito a letto, perché pericolo non ce n'è, ma l'influenza ce l'abbiamo davvero, eh? Oh, oh, ma che ti sei imbalsamata? Ecco, Gennaro, è successo che... È successo che con la morte non si scherza. Ma chi scherza con la morte? Io scherzavo con la morte. Non la conosco nemmeno. E poi a me la morte mi è antipatica. Gennaro, noi credevamo che voi stavate molto male. E così abbiamo pensato di avvisare i vostri nipoti, ecco. Pasqua, se tu mi combini ancora di questi guai, io ti taglio i viveri, i vettovagliamenti, te li tolgo. Hai capito? Con la morte non si scherza. Specialmente poi con i nipoti. Gennaro, ma tu avevi detto che stavi con un piede nella fossa. Ho detto sto con un piede nella fossa. Mica con tutti e 2. Io credevo che ci mettevi anche l'altro. No, perché mi sono dilatato anche il primo. Ecco, allora adesso ve la sbrigate fate voi e noi si va subito a letto. E quando vengono adesso questi nipoti? No, adesso no, penso verranno domattina. E quando vengono che cosa dobbiamo dire? Che i funerali sono già stati fatti, capito? Vogliamo andare, cara? Andiamo. Buonanotte. Buonanotte. Ti voglio far vedere una cosa. Guardate che bella festa. Gennaro, vieni presto. Spicciati, caro, è quasi mezzogiorno. Già mezzogiorno? Che dormita che abbiamo fatto. Aveva ragione il medico. Ma che medico è medico? Noi non siamo stati mai malati. Mai. Sempre bene. Margellina, paradiso innamorato. Zan zan. Che cosa diranno i signori Piselli? Non diranno niente loro. Oh, sono tanto contenta che siate venuti su. Mi dispiaceva trovarmi sola all'arrivo dei nipoti. Il portone l'è chiuso. Lo zio se n'è andato. Si è fatto 13. Contegno, Celestino, contegno. A ridere, c'è tempo dopo. Ecco il corteo. Saranno loro. Non vi preoccupate, Adele, li ricevo io. Povera zia, deve essere già partita. Donna di elette virtù, interamente dedita alla famiglia, sposa fedele. Ma che sposa fedele, se ha avuto 2 mariti? Sposa, diciamo così, doppiamente fedele. Ci deve essere pure quella che frigge. Eh sì, sì, sento un odore di frittura. Frittura mista, sì, anche la vecchia, la mia ognata. Questa deve essere Nella. Nella, eh? Con quel tipo, diciamo così,
i maritos. E chi è tutta sta gente? Gente? Io sono la mamma di Celestino. E io sono la fidanzata. Noi già ci conosciamo. Inutile dire, noi siamo i parenti più stretti. Voi? La vera nipote sono io sola. E non vi lascerò certo invadere il campo. No, no, il campo è no. Interessante, sentire da vivi quello che dicono credendoci morti. Sentila, sentila, la tua nipotina. Non siamo d'accordo. Comunque intendiamoci bene, io non voglio discussioni. Quello che appartiene alla zia è mio e di diritto. E quello che gli ha del povero Gennarino gli ha dei figlioli. Mamma, basta. Non è questo il momento di pensare a certe cose. Poverina, come parente... È molto gentile, sembra un'estranea. Allora, che... Adele, Adele. Un mercante attivo e diciamo... Vogliono vederle. Signore, non è il momento di fare... Che devo fare? Ci vogliono vedere e dobbiamo accontentarli. Ma scusi, ci vogliono vedere morti e noi abbiamo il dovere di accontentarli. Gennari, che tu vuoi fare? Lascia fare a me, vieni con me. Fra un momento farvi entrare. Vieni con me, vieni con me, sta zitto. Intendiamoci, se fosse stato combinato qualche pasticcio, no? Che pasticcio? Niente, sa un tipetto come lei ci può buon tre o quattro moine a bindolare il rimbambito di Bizio. Ma tu non senti? Lui ne sente né vede. La smetta, altrimenti non so quello che succede. E tu muoviti, di qualche cosa. Ma signore, ora lei, diciamo così, trascende. Ma che trascendere tra Celestino? Ah già. Allora, che si possano vedere questi... defunti. Come no? Sono di là che aspettano. Finalmente siamo morti, eh? Da vivo t'eri brutto, ma da morto tu fa schifo. Contenta che quasi non credo siano morti. Ma come? Tu senti? Lo zio puzza di già? Confondere. Adesso bisognerà cominciare a pensare ai funerali, alle casse. Già, funerali, costa un poco. Li facciamo di prima classe. Prima, seconda. Ma che seconda, terza, è anche troppo. Ma che fai, ti sei ammattito? Io. Tu lo sai, dopo morti c'hanno le contrazioni. Contrazioni, all'atto me lo stacca. Era cattivo da vivo, figuriamoci da morto. È successo, che meraviglia. L'aveva fatto un ingegnere, vi giuro. L'aveva costruito un ingegnere. Hanno avuto paura. Anche lui, però. Oh? Ma su che è successo? Chissà. Crollato tutto. Pasquale. Prima siamo cadaveri, poi non siamo più. Ma queste le sono ragazzi, no? Eccola.
bene quel che finisce bene. È proprio vero. Dagli amici mi guardi Dio. Che dai parenti mi guardo io. No, caro, dai nemici. E beh, e i parenti non sono nemici, che sono? Senza.